Più di 100 giorni di siccità e il rischio che non ci sia abbastanza acqua a metà maggio, quando dopo le semine di aprile bisognerà iniziare a irrigare i campi di mais e di riso. Questo è il quadro tratteggiato da Marco Bianchi, imprenditore agricolo magentino, per cui la mancanza di pioggia mette a rischio i prossimi raccolti. Ti abbiamo chiesto cosa significhi per un'azienda agricola questo inverno in cui non ha piovuto. Per un'azienda agricola un inverno così asciutto vorrebbe dire, cioè, aver già perso gran parte di raccolto del prato e del frumento. E poi, cioè, secondo me, manca la garanzia dell'acqua per quest'estate, perché non avendo nevicato, non avendo piovuto, i bacini e il Lago Maggiore sono molto bassi, quindi non potremmo garantire l'acqua per quest'estate. E quindi, cioè, questi animali bisogna produrre qualcosa per dargli da mangiare, ma se non c'è l'acqua non produrremo niente. Un problema che colpisce non solo l'agricoltura, ma anche l'allevamento. Cioè, nel mio caso il problema è di allevamento, perché con 200 animali da sfamare, cioè, se non si produce è triste. Bianchi è chiaro anche su cosa voglia dire che deve piovere e su come stia cambiando di anno in anno la situazione meteorologica del Magentino. Allora, vuol dire che deve piovere in abbondanza senza creare danni per poter, cioè, riempire i bacini che non ha fatto questo inverno. Il bacino del Ban Perduto, che è quello che dipende principalmente il Viloresi, che è quello che irriga i nostri campi, e a monte il Lago Maggiore. Ogni anno sta sempre peggiorando, cioè quest'anno è stato molto asciutto la primavera. L'anno scorso ho fatto un'estate molto asciutta ed era piovuto in primavera, cioè fa tanti spezzoni. Mentre prima era una roba più costante. Era una roba più costante senza creare danni. Adesso piove due giorni, una bomba d'acqua fa danni. Invece prima pioveva regolarmente. Sta creando veramente dei veri seri problemi, perché, cioè, se non piove non si produce. L'acqua è l'anima della terra, non c'è niente da fare.